pezzo di merda. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Sozia parte. Pronto? Buongiorno signora. Chiamo dal comune. Sì? È una velocissima informativa. Per la ricerca delle persone non esisteranno più i cognomi. Rimarranno i nomi. Sì. E metteremo un suono poi a fine nome per, come dire, rintracciare la persona più velocemente. Guardi, sta scherzando? Non so. No, non sto scherzando, signora. Si dice che questo metodo velocizzerà il tutto. Che cosa vuole da me, scusi? La sto informando del suo nuovo cognome. Quale sarebbe? Il cognome suo sarà questo qua. Uno stronzo come lei? Non si permetta, signora. Questo è il suo cognome, signora. Ma va a cagare. Stronzi a parte. Sì, pronto? Pronto? Sì, allora, mi dica. Noi abbiamo preparato tutto per l'operazione. Quando vuole venire non c'è assolutamente problema. Quale operazione, mi scusi? Quella di togliergli il c***o. Ma vai a fare in culo, vai, imbecille. Tanto c'è poco da tagliare, hanno detto, giusto? Sì, sì, c'è poco. Però quel poco che mi tagli te lo ficco su totalmente tanto per il c***o, che quando ti arriva nel cervello, guarda, ti sembrerà lunghissimo. Stronzi a parte. Pronto? Ortolano? Sì. Niente, io ho parlato con sua moglie. Sì. Perché voi avete anche la verdura, i pisellini. Per banco c'ho bei pisellini, Però io ho pisellone, quindi sua moglie vuole venire con me con tutti i meloni. A quella grande puttana di tua sorella. Ehi, non fare il pirla, che vengo, te lo do anche a te il mio pisellone. Oh, vieni, io ti faccio un c***o così. Vieni. Sto arrivando. Sai quando ce l'ho? 40 centimetri. Sì, allora giratelo in c***o. È in c***o a tua mamma. Ti ho fregato, stronzo. Stronzi a parte. Pronto? Pronto, sì, salve, sono l'avvocato Pannunzio, mi sente? Sì, buongiorno, non ho avuto chi parla. Sì, sono l'avvocato Pannunzio, volevo sapere se gli erano arrivate le carte del divorzio. Io non ne so niente. Allora, io qua, se vuole, le leggo due righe del divorzio, della motivazione, ci sono. Sì. Amore, ho conosciuto un nigger. Sì. E c'ha un pisello enorme. Senti, io ti dico gentilmente che io non ho nessuna intenzione né di cercare di ricordarmi chi cazzo sei, sì, né di cercare il tuo numero. Vai, perché se ti trovo quel telefono te lo infilo su per il c***o e lo faccio uscire dalla bocca. Ascolta, ti passo tua moglie che è qua. A voi c'è la bocca piena. Senti, seriamente, tu prega gentilmente che io non ti riconosca. Ma perché sei un coglione, devi prendere tante di quelle ammazzate che prima o poi magari ti si accende il cervello.